Salve a tutti, salve a tutte, come state? Benvenuti o bentornati sul canale. Io sono Celso. Sapete quando io ero adolescente, in estate, in seconda serata, facevano una, diciamo, serie di film. Si chiamava Notte Horror. Probabilmente quelli della mia generazione se lo ricorderanno molto bene. Ogni estate era Notte Horror, cioè facevano tipo verso le 11 di sera dei film horror in TV, anche se erano proprio film, diciamo, di serie B, cioè proprio, non lo so, tipo Lo Squalo 5 o Venerdì 13, parte 7, cioè insomma, non erano proprio film di qualità, però era divertentissimo. Anche perché io in estate andavo in villeggiatura sempre, in un posto dove, cioè, avevamo una casa, abbiamo una casa che non è proprio dentro il paese, è un po' fuori, quindi questi film con i miei cugini e poi uscivamo fuori nel giardino buio e ci spaventavamo così. Vabbè, tutto questo era per dire che mi è venuta in mente questa cosa l'altro giorno guardando dei video su Instagram e ho pensato di raccontare alcuni episodi un po' non horror ovviamente, però un po' misteriosi che mi sono capitati nella vita. Tra l'altro, proprio in questi giorni sto leggendo Uzumaki di Junji Ito, il manga horror Spirale. Ovviamente lo sto adorando, io sono sempre più innamorato di questo autore. Guardate questa penna che ho trovato da Tiger con l'alieno e gira la testa così. Nella vita poi se vi piace l'argomento mistero, magari ne racconterò altri, perché comunque vorrei sapere un po' la vostra opinione su questi argomenti, se avete mai vissuto qualcosa di simile e soprattutto come ve lo spiegate. Perché io per alcune cose ho cercato di dare una spiegazione, però rimane un po' tutto sempre nel mistero. Gli episodi che racconterò oggi sono tre e fanno parte un po' uno di quando ero adolescente, quindi del periodo adolescente, uno invece mi è successo quando avevo circa 20 anni, 21, così 22, e il terzo è quello più recente che mi è successo qualche anno fa. E sono tutti abbastanza diversi tra di loro. Nel frattempo farò un po' di tapping su questo libro meraviglioso, cioè con delle immagini veramente inquietanti. Non so se voi l'avete letto, ma tipo ci sono proprio delle immagini inquietantissime, soprattutto la prima morte di questo libro è super.
uscito fuori questo libro, comunque sparivano un po' oggetti random. E vi giuro, questa cosa mi è capitata soltanto in quell'appartamento. Però c'è stato un episodio che mi ha letteralmente fatto uscire di testa, letteralmente. Allora, già succedevano queste cose e io non riuscivo a dare una spiegazione. Un giorno, una sera, io stavo cucinando. Calcolate che questa casa aveva una cucina molto piccola, quindi gli oggetti non è che si possono perdere o insomma potevano essere in chissà quali posti. La cucina era molto veramente piccola di questa casa, e proprio per il fatto che era così piccola, io ogni volta che cucinavo, quando usavo qualcosa, immediatamente la lavavo per non avere troppa confusione in giro, anche perché sono una persona che usa molte cose quando cucina, molti oggetti, molti utensili da cucina. E quindi stavo cucinando, ma man mano lavavo le cose e le lasciavo lì. Nessuno è entrato in quella cucina, eravamo solo in due. E io ero, appunto, stavo cucinando da solo. E a un certo punto avevo quasi finito, avevo lavato quasi tutto. E passavo anche la pezza sul piano cottura, poco mano a mano, per lasciarla pulita. A un certo punto è successa questa cosa. Io vi giuro, ce l'ho qua, io ce l'ho qua, ancora oggi qua, ce l'ho stampato qua, questo momento. Io ho detto, adesso prendo la pezza, la metto dentro il lavello, che il lavello era vuoto. Finisco gli ultimi 5 minuti di cottura della pentola e poi lo passo sul piano cottura per diciamo, dare la insomma, per pulirlo. Quindi mi sono girato, ho posato la pezza dentro il lavello vuoto, mi sono rigirato, ho finito la cottura rimescolando, ho spento il fuoco e quando mi sono girato per prendere la pezza per pulire, vi giuro, la pezza era sparita, cioè proprio dalle mie spalle. Io in questo momento ce l'ho stampato, io ho lasciato la pezza là dentro e quando mi sono girato era sparita. Mi sono messo a cercarla ovunque, ho guardato sotto i mobili, nella spazzatura, dentro il frigo, giù dalla finestra, perché ho detto, boh, forse sono psicopatico, non lo so, forse è una doppia personalità, sono schizofrenico e ho cambiato personalità un momento, quindi l'ho buttata dalla finestra e poi sono ritornato in me e non me lo ricordo, vi giuro, non lo so che cosa ci ho pensato in quel momento di tutto. Niente, questa pezza non è uscita fuori e io tipo sono impazzito, ho detto ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Perché quando una cosa non ve la potete spiegare, cioè diventate pazzi. E io dicevo ma com'è possibile? Com'è possibile? Il mio ex mi diceva vabbè stai calmo, adesso uscirà fuori, vedrai che domani uscirà fuori, in questi giorni uscirà. Io no, no, ma io l'ho lasciata lì, l'ho lasciata lì. Mai più ritrovata quella pezza, mai più. E l'ho cercata così tanto che ve lo giuro che a me girava proprio la testa letteralmente. Non sono mai riuscita a spiegare che fine avesse fatto né la pezza né tutti gli altri oggetti che sono spariti in quella casa. E boh, è rimasto un mistero. E una volta che poi abbiamo lasciato quella casa, episodi del genere non mi sono successi mai più. Il secondo episodio invece risale a quando avevo più o meno 22 anni e riguarda un sogno premonitore. Ed è una cosa che mi ha scioccato talmente tanto che ancora oggi quando ci penso ho proprio i brividi. Allora, non so se vi è mai capitato di avere sogni premonitori. A me è capitato qualche volta. Volte ci sono dei periodi in cui sogno sempre la stessa cosa, però quell'episodio è stato veramente scioccante. Allora vi spiego, io ho una zia che è la cugina di mio padre che vive in Toscana.
estate e io ero a casa da solo perché mio padre è andato a passare l'estate nella casa di villeggiatura che abbiamo noi in Sicilia, quindi ero rimasto solo in città perché volevo stare con i miei amici. Sera faccio questo sogno. Sto attraversando una piazza. Una piazza, io vivevo appunto a Palermo. Nel mio sogno io stavo attraversando una piazza. E a un certo punto mi sento chiamare. Mi giro ed era questa mia zia che mi dice: "Ciao Luca, come stai?" Insomma, era molto felice di vedermi. Ci abbracciamo. Dei soldi. Ok, io mi sveglio, cioè ricordandomi questo sogno. Il giorno dopo, o 2 giorni dopo, non mi ricordo adesso perché è passato un po', e una mia amica mi invita a pranzo. Io quindi stavo camminando, io cammino a piedi a Palermo e stavo proprio attraversando la piazza Politeama, perché per chi non è di Palermo è una piazza, diciamo, centrale della città. Io sono andato poi a casa della mia amica, tipo senza parlare, ero scioccato, muto, e cioè le dico tipo: "Ste, non, cioè, non ci puoi credere, non puoi credere a quello che è successo." Ragazzi, esattamente, ve lo giuro, esattamente, io ho fatto il sogno, cioè ho fatto questo sogno uguale, che mi incontrava nella piazza, che mi dava i soldi. Mi spiegate com'è possibile? Spiegatemi com'è possibile, per favore, perché io ancora oggi non riesco a crederci, cioè fingere una cosa che mi dà proprio i brividi. Il terzo episodio invece mi è successo quando avevo più o meno 13 anni, o forse un po' meno. Comunque, praticamente noi a casa nostra, nell'appartamento, avevamo un passerotto. Seduto, non mi ricordo se stavo leggendo, forse un giornale o un fumetto,
testa così perché l'avevo anche visto. E immediatamente dopo mi sono ricordato che era morto, però io l'ho sentito, ho sentito il rumore, ho visto quella figura che volava e l'ho anche seguita. Non so se è stata una suggestione, però è stato veramente, veramente reale. E mi ricordo che ho avuto un brivido perché proprio mi ricordo che il rumore delle sue ali è stato veramente molto, molto forte. Quindi non lo so, ho avuto questo brivido e non me lo so spiegare, se mi sono un po' suggestionato, ho avuto un'allucinazione. Ho visto e sentito il fantasma di un animale, non lo so.